Ogni anno aumenta il numero degli scomparsi. La maggioranza viene ritrovata, gran parte nella prima settimana. Quando qualcuno scompare, contatta immediatamente le forze dell'ordine. Chiama il numero unico di emergenza 112 oppure rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Il commissario straordinario del governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico di tutte le ricerche a livello nazionale. Ma è il prefetto del capoluogo di provincia, dove è avvenuta la scomparsa, che attiva le ricerche sul proprio territorio secondo un piano provinciale disponibile anche sul sito ufficiale della prefettura. Fornisce alle forze di polizia le generalità dello scomparso, una sua fotografia recente e altri dati utili in tuo possesso. Fornisci il suo numero di cellulare e il modello dell'apparecchio. Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile a riconoscimento. Avverti se è affetto da patologie mediche o disabilità e se fa uso di farmaci. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare la persona che cerchi. Grazie alla tua tempestiva denuncia, le forze di polizia possono immediatamente attivarsi. Raccolgono la denuncia e compilano la scheda denominata RISC con tutte le informazioni sullo scomparso e la inseriscono nella banca dati nazionale delle forze di polizia. Così si può risalire facilmente allo scomparso, sia in Italia che all'interno di tutta l'area Schengen. Per le ricerche fuori dall'Unione Europea, le forze di polizia chiedono al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, Ufficio Interpol, di inserire la scheda della persona scomparsa, conosciuta come Yellow Notice, nel database internazionale. Attivano subito le operazioni di ricerca, verificando ospedali e obitori. Controllano le attività sul telefono cellulare e sui social network dello scomparso. Informano di tutto il prefetto competente per il territorio e, se necessario, l'autorità giudiziaria. La prefettura avvia il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni sul campo delle squadre delle forze di polizia, della protezione civile e di organizzazioni di volontariato. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al ritrovamento di una persona scomparsa. Controlla la sua abitazione e chiedi informazioni ad amici e conoscenti. Aggiorna sempre le forze di polizia su ogni tua attività di ricerca e scoperta. Puoi realizzare dei manifesti con la fotografia dello scomparso, indicando un numero per contattarti. Diffondili nel quartiere, attraverso i giornali o nei luoghi pubblici. Puoi rivolgerti alle trasmissioni radio-televisive specializzate sull'argomento. Ma ricorda, non essere indifferente e offri il tuo aiuto. Se una persona scomparsa viene ritrovata, è anche grazie a te, se sei attento e responsabile. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. Chiama subito il numero unico di emergenza 112.